Ciao a tutti, eccoci qua di nuovo, ultima puntata delle tecniche di base Kitwap Kanban per la parte alta. Ricordiamoci, parliamo soltanto intanto di tecniche per la parte alta, quindi eseguite con gli archi superiori. Abbiamo visto Dan nel primo video, tecniche di pugno, abbiamo visto il secondo video con Cem e Gat, rispettivamente tagli e parate. Oggi abbiamo Joe, che sono le tecniche di gomito. Bene, le tecniche di gomito sono anche loro, come per quanto riguarda, come per le tecniche di parata e di taglio, numerate. Avremo 8 tecniche, quindi avremo Chomo, Chohai, Choba, Chobon, Chonam, Chosao, Chobai, Chotam. Bene, queste 8 tecniche adesso andremo a vederle molto semplicemente. La cosa importante di quando eseguo le tecniche di gomito è però imparare a capire come il gomito colpisce e con che parte del gomito dovrò andare a colpire. Analizziamo bene il punto d'impatto del gomito. Il gomito è questo. La parte che tendenzialmente non andrà mai a colpire è proprio la punta del gomito. Noi buona parte delle tecniche le andremo a eseguire con questa parte qua terminale, insomma, dell'avambraccio. Altrimenti andremo a eseguirle con questa parte qua del braccio. Quindi la punta esatta del gomito in realtà non colpirà mai in modo diretto, ok? Al massimo sarà coinvolta, ma perché avremo coinvolto anche il resto del braccio o dell'avambraccio. Anche nelle tecniche di Cho abbiamo una sequenza, un po' come abbiamo fatto con le tecniche di parata nel video precedente. Abbiamo una tecnica di sequenza per poterle ricordare e imparare tutte. E adesso ve le andrò a mostrare e poi andremo a vedere nel dettaglio le 8 tecniche. Partiamo. Chomot, Chohai, Choba, Chobon, Chonam, Chosao, Chobai, Chotam. Queste sono le 8 tecniche. Chomot. Tecnica che carica dall'alto verso il basso in diagonale. Colpisce leggermente a scendere, colpisce appunto con la parte finale del nostro avambraccio, qua in prossimità del gomito, e poi con la punta del gomito in finale. Colpisce in questa maniera. Di base porto la mano in protezione al viso. Chohai. Chohai, vista frontalmente, si comprende poco. È il movimento opposto, ve lo farò vedere di lato. Il movimento è questo, da non confondersi con questo movimento qua. Chohai è una tecnica che si esegue quando si riceve un attacco da dietro ed è utilissima per riuscire a raggiungere il bersaglio, specialmente per chi è più basso dell'aggressore. In questo caso l'altra mano va ad aiutare a spingere la gomitata, sorregge bene la struttura della gomitata, appoggiando il palmo della mano sul pugno. Chobà! Gomitata verso l'alto, lineare, e va a colpire salendo. Possiamo immaginare questa tecnica sotto il mento, ok? Ricordiamoci che le tecniche di gomito sono tecniche a distanza ravvicinata. Se la corta distanza è quella di un pugno, quella di un gomito è ancora più vicina, quindi diventa proprio ravvicinata e non è neanche una corta distanza, è veramente ravvicinata perché i gomiti si applicano correttamente se riesco ad essere molto vicino al mio avversario. Chobon! Dall'alto colpisce. Quando l'applico? Posso applicarla durante una tecnica di difesa per completare una tecnica di difesa e colpisce il mio avversario dall'alto verso il basso in qualsiasi posizione lui si trovi, vado a colpire su questa linea. Chonam particolare, colpisce dall'esterno verso l'interno, ok?
in questo modo. Allora, è vero, vado ad utilizzare la punta, ma vado ad usare anche tutta questa parte qua dell'avambraccio e colpisce in questo modo. Corta distanza, colpisce ovviamente dove riesco, può colpire sul tronco, può colpire sul viso e viene spesso applicata ad altri movimenti. Quindi poca possibilità di movimento e si infila di punta in questo modo. Cho Sao. Questo è l'esempio della confusione che spesso si crea con il Cho Hai, perché Cho Sao è lineare e spinge di lato, colpisce in questo modo. Tecnica che troviamo spesso nelle tecniche di Fandon, così come il Cho Hai, però la differenza appunto è che qua segue una linea orizzontale, destra o sinistra, posso tirarlo anche dietro e questo è il Cho Sao. Cho Bai, molto simile anche lui al numero 1, al Cho Mot, viene spesso confuso, ma Cho Bai segue la linea del 6, quindi del Cho Sao, e va su una linea orizzontale, colpisce su questa linea. 1, qua. Ricordiamoci, il numero 1 aveva una linea diagonale, il numero 7 colpisce in questo modo. Cho Tan. Cho Tan colpisce indietro, in basso, in questo modo. Diciamo che è l'opposto del Cho Hai. Mano che spinge, colpisco dietro. Tecnica usata spesso in tutte quelle situazioni di difesa personale, dove abbiamo una presa da dietro, così come il Cho Hai, allora andiamo a districarci utilizzando questa tecnica. Bene, spero di aver soddisfatto le vostre curiosità sull'argomento tecniche di gomito del Vovinam. Quindi questo era l'ultimo video per quanto riguarda tutta la parte degli arti superiori delle Kitwap Kanban, tecniche fondamentali. Mi raccomando, seguite il canale, iscrivetevi, condividete i miei video, è importante per me perché è importante che i video girino e il canale sia seguito per poter continuare a produrre video come li avete avuti fino adesso. Vi ringrazio e come sempre vi saluto con il saluto tradizionale del Vovinam, mano d'acciaio su cuore di bontà.